Salve, buonasera, siamo ancora qui a Domi, nel Preziosa Magazine Channel. Siamo in compagnia con il dottor Cristian Preata, Exhibition Manager di Fiera Milano. Buonasera, dottore. Buonasera a tutti. Allora, visto che, dottore, ci stiamo avviando alla conclusione della seconda giornata di Domi, qual è il suo primo bilancio qui a caldo? Allora, bilancio estremamente positivo, tireremo le somme alla fine dei 4 giorni sicuramente, ma siamo estremamente contenti della partecipazione, del numero di visitatori e anche del feedback che riceviamo dai nostri espositori in questi primi 2 giorni. Benissimo. Dottore, è inevitabile che quest'anno parlare di Milano è come parlare di Expo. Tra l'altro il secondo appuntamento di Omi ricade proprio nel semestre di Expo. Novità in corso? Assolutamente sì, abbiamo un'occasione unica per un sistema città Milano e per un sistema paese Italia di dimostrare che siamo capaci a fare le cose. Omi cadrà al centro del semestre di Expo e noi stiamo sviluppando insieme a Expo e a Padiglione Italia una serie di iniziative proprio per sfruttare al meglio questa opportunità unica. Proprio per questo domani sera in Fiera Milano presso l'auditorium alle 6:30 presenteremo insieme al direttore generale di Expo, al direttore eventi di Padiglione Italia, al nostro presidente Michele Perini e con una presentazione che terrò io, presenteremo cos'è Expo, quali sono le opportunità per le aziende, quali sono le sinergie che avremo insieme a Domi durante il semestre di Expo e durante i 4 giorni di manifestazione di settembre e coglieremo l'occasione anche per lanciare la seconda tappa internazionale di Omi, che è Omi New York, che si terrà a maggio di quest'anno 2015. Ah, benissimo. Un'ultima cosa, direttore, noi negli ultimi giorni, proprio a cavallo della fine del Natale, abbiamo provato a chiedere ai dettaglianti italiani qual è stato, diciamo, le vendite, che tipo di prodotti hanno venduto in questo ultimo Natale, e dal nostro piccolo riscontro quello che è emerso è che tendenzialmente gli italiani, voi per tasca o voi per gusto, si sono avvicinati molto a un gioiello diciamo più legato al mondo dell'argento, dell'ottone e quindi una fascia più fashion e più commerciale, con uno scontrino medio che andava dai 40 ai 90 euro. Diciamo che tendenzialmente è un gioiello ben rappresentato qui Omi, quindi diciamo che in una certa maniera Omi rappresenta per questa tipologia di prodotto oggi una vetrina importante. Assolutamente sì, ha toccato un punto cruciale, nel senso che oggi Omi rappresenta nel settore fashion and jewel proprio a una base molto solida di questo tipo di aziende, di prodotto, e sono molto contento perché ho visto innovazione di prodotto, innovazione di colore, innovazione di mix di materiali, che secondo me sono proprio quello che oggi anche i dati delle ricerche ci stanno dimostrando. Poi Omi è una piattaforma che sperimenta e che quindi insieme ad attività di un'area che noi chiamiamo Omi Sperimenta, che coinvolge i giovani designer, le start-up di aziende, vuole andare proprio a coprire tutta la filiera. Un altro punto importante è la fascia invece alta o medio alta legata al tema dell'oro, che abbiamo sviluppato insieme a una collaborazione con AOL, ed è un principio di uno sviluppo che vuol portare Omi per il futuro ad essere un punto di riferimento per il settore. Benissimo, allora grazie di tutto e in bocca al lupo anche per i prossimi giorni. Crepi, buonasera. E grazie, buonasera a tutti.